e il messinese Emanuele Schillace su Radical SR4 della TM Racing, il gruppo 2SC a siglare l'acuto nella 25esima edizione dello slalom Rocca Novara di Sicilia, corsosi questo fine settimana nel messinese, gara valida come quarta prova del campionato italiano slalom 2020, primo dei tre appuntamenti del campionato siciliano della specialità. La manifestazione organizzata dalla Top Competition, presieduta da Maria Grazia Bisazza, ha visto emergere tre diversi protagonisti al termine di ciascuna delle tre manche di gara, ovvero Giuseppe Svoto su Suzuki Giffard di gruppo E2 SS 1150 della Giare Corse, Salvatore Venanzio su Radical SR4 Suzuki e per l'appunto Emanuele Schillace su Radical SR4, che visse il successo dello scorso anno e conquista il punteggio migliore con 138.64 nella terza. Secondo classificato l'esperto campano Salvatore Venanzio su Radical SR4 Suzuki di gruppo E2SC classe 1006, che ha ottenuto il miglior punteggio nella seconda manche, totalizzando un ottimo 139.58. Il driver campano ha colto utili riferimenti in gara 1, dopo la quale ha effettuato migliori regolazioni all'assetto e messo un nuovo treno di gomme, che gli ha assicurato più sicurezza sull'impegnativo percorso siciliano. Terza piazza per il campione italiano slalom in carica, Fabio Emanuele su Osella Pianove di gruppo E2SC 2000. Il driver di Campobasso ha staccato un ottimo 140.03 nella terza manche, che lo vede comunque soddisfatto in ottica campionato, sebbene sia stato un weekend dal rendimento non entusiasmante. Quarto assoluto e primo di classe 2SS 1150 il driver e preparatore catanese portacolori della Giare Corse Giuseppe Spoto, vincitore della prima manche di gara al volante di una piccola e scattante Giffard motorizzata da Suzuki. Un po' più in affanno è stato il giovane trapanese Girolamo Ingardia su Giffard Formula di gruppo E2SS, capace di mettere a segno il punteggio in gara 1 di 140.40, che non ha potuto migliorare a causa di penalità in gara 2 e di una toccata che lo ha messo fuori gioco in gara 3. Sesto assoluto e primo di gruppo E2SC 2000 il campano Luigi Vinaccia, regolare come sempre sulla sua Osella Pianove 90 motorizzata Honda, alla quale il portacolori di Autosport Porto Sorrento non ha voluto chiedere oltre. Ha ottenuto l'obiettivo del weekend il messinese Giuseppe Giammetta con Gloria B4 di gruppo E2SS, con la quale ha conquistato un ottimo settimo piazzamento, entrando di dritto nella top 10 di gara. Il giovanissimo catanese, già vincitore dello slalom Rocca Novara di Sicilia nell'edizione 2018, Michele Puglisi, sigla con un'ottava piazza assoluto il suo esordio sulla nuova Radical SR4 di gruppo E2SC, sulla quale ha dovuto effettuare regolazioni e rapporti del cambio. Sempre a proposito del cambio, l'appuntamento di Novara è stato utile a prendere confidenza con il cambio a leva rispetto a quello al volante a cui era abituato. Problemi all'assetto e alla frenata per il Pacecoto Under 23 Michele Poma su Radical SR4 di classe 2SC 1006, con la quale conquista la nona piazza assoluta. A completare la top 10 il catanese alfiere della Giare Corse Rosario Miano, autore di una gara regolare senza sbavature sull'ammiratissima monoposto Suzuki 904 di classe 2SS 1004, primo tra le performanti vetture di gruppo E1 Italia il giovane Valerio Magliano su Peugeot 106 Rally di classe 1006, mentre tra le agili vetture del gruppo S il beniamino di casa Alfredo Giamboi sferra la sua zampata nella terza manche sulla Fida Fiat X9 preparata in casa. Tra le bicilindriche l'esperto driver catanese Andrea Currenti, alfiere della Catania Corse, a siglare il primato su Fiat 500 nella terza manche di gara. A conquistare il gruppo A è stato l'ormai esperto figlio d'arte Alessio Truscello sulla Peugeot 106 della scuderia messinese TM Racing, mentre in gruppo N la loro spetta di diritto a Dario Salpietro della Ro Racing su Peugeot 106 Rally di classe 1006. Lo slalom Rocca Novara di Sicilia, che ha visto la fattiva collaborazione degli enti locali con in testa il comune di Novara di Sicilia, si è disputato senza alcun intoppo sotto l'attenta direzione del nisseno Michele Vecchio, coadiuvato da Alessandro Battaglia nel pieno rispetto delle misure di contenimento al Covid-19, come disposto dagli organi ministeriali e federali. Qualora non l'avreste ancora fatto, io vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un bel like se questo video vi è piaciuto, condividetelo sui social. Per oggi è tutto, ciao belli!